there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Ilary Blasi sarebbe incinta per la quarta volta. Il gossip impazza in rete e Fiorello non si è fatto scappare l'occasione per una delle sue battute. Se è maschio lo chiamerà unico, ha detto durante il suo show mattutino, parafrasando il titolo del docufilm Unico, su Netflix, in cui la conduttrice dice la sua sulla separazione da Francesco Totti. E a proposito dell'ex capitano della Roma, sempre secondo indiscrezioni, anche Totti e Noemi Bocchi vorrebbero un figlio, se è femmina si chiamerà Ripicca, ha detto Fiorello. Una battuta simile a quella della settimana scorsa, quando si mormorava di un figlio di Totti e Noemi Bocchi, se sarà maschio lo chiameranno Rolex, per gli amici Rolex, aveva ironizzato Rosario. Una battuta simile a quella della settimana scorsa, quando si mormorava di un figlio di Totti e Noemi Bocchi, se sarà maschio lo chiameranno Rolex, per gli amici Rolex, aveva ironizzato Rosario. La conduttrice, in questo periodo, è infatti in vacanza in montagna, a St. Moritz, con il fidanzato Bastian Muller. Il tutto è, ovviamente, documentato su Instagram, a pochi giorni dal viaggio a New York. Ma, attenzione, i fan hanno notato che Ilary ha postato una foto sulle piste da sci ma senza sci alpini. Ma è il secondo scatto che ha attirato i curiosi, perché lei si copre la pancia con un braccio, quasi a voler nascondere una gravidanza. Ti riprende that layout element, Ilary, ma i motivi potrebbero essere banalmente altri, l'ex signora Totti potrebbe non aver sciato per un piccolo problema al menisco, come segnalato da D'Agostino. Oppure potrebbe avere un problema ad un piede, visto che, qualche giorno prima di partire, la conduttrice ha condiviso una foto con l'insegna di